dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, alcuni però dubitavano. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, è la prima domenica dopo Pentecoste, che è la domenica tradizionalmente dedicata a celebrare la solennità della Santissima Trinità. Sapete che dopo Pentecoste ci sono, come ogni anno, due domeniche consecutive, questa e quella seguente, dove siamo invitati a contemplare due o tre misteri più grandi della nostra fede. Questo, cioè che noi crediamo in Dio uno e trino, se ricordate il catechismo, speriamo che ve lo ricordate, quali sono i misteri principali della nostra fede, vi ricordate? Unità e Trinità di Dio, che è il primo, incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, unico Salvatore dell'uomo. Questa domenica. Poi domenica prossima, come tutti credo che sappiamo, scusate, celebreremo la grande festa del Corpus Domini, un altro grandissimo mistero, che è l'Eucaristia. I misteri della fede si chiamano misteri della fede, perdonatemi il gioco di parole, perché sono misteri della fede, nel senso che possiamo contemplarli, possiamo dargli uno sguardo, possiamo focalizzarli un po', farcene un'idea, ma non possiamo perfettamente comprenderli. Questo vale così per tutte le verità di fede. Il grande Sant'Agostino diceva una cosa molto semplice, la dico prima in latino e poi in italiano: si comprendis non est Deus, cioè se lo comprendi non è Dio, perché Dio è più grande di noi. Noi possiamo comprendere le cose che sono alla nostra portata, ma Dio e i suoi misteri sono trascendenti, sono al di sopra di noi. Quindi possiamo capirci qualcosa, ripeto, intravedere qualcosa, ma non comprenderli. Però, attenzione, anche se non li comprendiamo perfettamente, e non se ne comprende perfettamente nessuno, non ci vuole tanto a fare qualche esempio, adesso lo farò, noi dobbiamo ritenerli, perché questa è la fede divina e cattolica, più sicuri e più certi delle cose che comprendiamo perfettamente. Cioè, noi possiamo dire di avere la fede e di aver custodito la fede che tutti abbiamo ricevuto nel battesimo se, numero uno, io sono sicuro che Dio è uno e trino, più del fatto che 2 più 2 fa 4. Siamo sicuri? Domenica prossima, io sono più sicuro che in quella piccola ostia è presente Gesù Cristo in persona, così come sta in cielo, insegna la Chiesa. In corpo, sangue, anima e divinità, con l'unica differenza che occupa le membra, scusate, che occupa lo spazio, non con le sue membra sì fisiche, ma attraverso le specie del pane e del vino consacrato. Ma è lo stesso identico. Noi siamo reduci, siamo stati domenica scorsa da un pellegrinaggio in uno dei due posti principali d'Italia dove si venerano dei grandi miracoli eucaristici, Lanciano, e l'altro è Bolsena, ne parleremo la settimana prossima. Che cos'è la Santissima Trinità? Guardate, per capire un po', tra poco, dopo l'offertorio e prima della consacrazione, sapete che il sacerdote fa una grande preghiera di ringraziamento, no? Nelle feste, se ci fate attenzione, ora che è recitata ad alta voce in italiano, come nella messa che celebriamo ormai da 50 anni, la messa nuova, e quando il sacerdote pronuncia questa preghiera, se ci fate attenzione, sta
esprimendo i concetti fondamentali di questa festa. Questo vale sia per oggi che per domenica prossima. Quindi io ve la leggo prima, adesso, così la commentiamo insieme, così dopo la partecipiamo anche meglio, no? Io direi veramente cosa buona e giusta, non sto io a forte di salvezza, cioè, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Dopodiché dirò, con il tuo unico Figlio, ascoltate bene, e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore. Adesso attenti, perché il concetto è sottile. Non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, tra parentesi, anche se non lo comprendiamo perfettamente, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo, ascoltate bene, la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Se dovessi spiegare, questo è un piccolo trattato di teologia trinitaria, se dovessi spiegarvi bene queste parole, buttate gli orologi e facciamo notte inoltrata, d'accordo? Io dirò soltanto qualche però buttate gli orologi, facciamola facile facile. Attenzione, Padre, Figlio e Spirito Santo, sapete che gli ortodossi quando si fanno l'azione della croce fanno così, guardate bene questo dito, fanno così e poi fanno il nome del Padre, guardate questo gesto, perché non sono così, non sono tre, perché altrimenti sarebbero tre dei distinti, pur essendo tre sono uno. La nostra mente, ci potete pensare fino a Natale del 4128, non ci arriva a comprendere perfettamente questa cosa, ok? Quindi che significa? Significa che questi tre sono realmente distinti tra loro, ma la sostanza divina è una sola. Io quando faccio capire queste cose ai bambini del catechismo, gli dico, senti un po', ma il Padre, quindi la prima persona dell'Altissima Trinità, è onnipotente? Loro rispondono sì. E poi gli dico, ma il Figlio è pure lui onnipotente? Loro dicono sì. Poi dico, ma proprio onnipotente come il Padre? Allora vedi che già cominciano a entrare un po' in crisi, no? Qualcuno dice, no, subito, se sono padri anche voi, è esattamente onnipotente come il Padre. E lo Spirito Santo, poi lo Spirito Santo è sempre il terzo, no? Perché nella nostra testa è così, non è il terzo, sarà un po' di meno. Dico, onnipotente come il Padre e il Figlio? Sì, sì, qualunque cosa ci mettiamo vicino, onnisciente, uguale. Questo significa l'uguaglianza nella maestà divina, cioè tutti gli attributi che sono propri della divinità, parentesi, ricordate un po' di catechismo, che differenza c'è tra noi e Dio? Perché noi siamo degli esseri umani, no? La sostanza divina è completamente trascendente rispetto a noi. Sapete quali sono i quattro attributi che fanno di Dio Dio e che noi non ce li abbiamo? Facile, facile. Per capire che cos'è la maestà divina, la sostanza divina che è perfettamente e ugualmente posseduta dalle tre persone, senza un più grande e un più piccolo, senza un prima e un poi. Questa è la Santissima Trinità. Sono quattro gli attributi: l'eternità, l'immensità, l'onniscienza e l'onnipotenza. L'eternità, provate a pensarci se siete capaci, vuol dire che Dio è sempre stato e sempre sarà. Voi siete capaci di concepire qualcuno che non ha la data di nascita? No, non ce l'ha. Questo significa che Dio è eterno. Qualcuno di voi è eterno? Alzi la mano, Capite? Quindi, seconda cosa, Dio è immenso. Vediamo se qualcuno di voi è capace. Sapete che significa che Dio è immenso? Che Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo. Sapete quanto è grande l'universo? Tanto grande, Ci sono infinite galassie. Sapete quanto è grande la nostra galassia, la Via Lattea?
che se io prendo un'astronave e mi metto a viaggiare alla velocità della luce e mi tappo dentro l'astronave per tutta la vita, io non riesco a uscire dalla Via Lattea. Sapete a quanto viaggia la luce? Sì, a 300.000 km al secondo. Ecco, capite che significa che Dio è contemporaneamente perfettamente presente in tutto l'universo, che lo domina perfettamente con un solo atto della sua volontà? Due. Terzo, è onnisciente. Dio sa tutto, conosce anche i nostri pensieri, cosa che spesso ci dimentichiamo. Attenzione, e sapete che cosa arriva a sapere? Vi faccio un esempio, così capiamo quanto è grande questo Signore. Io adesso sto qui a fare l'omelia, giusto? Sono le 18 e 23 del 25 maggio 2024. Secondo voi, in teoria, quante altre cose avrei potuto fare in questo momento? Mi seguite? Ora sto qui a fare l'omelia, giusto? Allora, una settimana fa Dio lo sapeva che io stavo qui a quest'ora a fare l'omelia, poteva mettermi una busta chiusa, guarda che il 25 maggio alle 18 e 23 stai a fare l'omelia. Ma io adesso potrei stare negli Stati Uniti, potessi andare a fare un viaggio, giusto? Potrei stare a farmi una passeggiata con mio fratello. Quante altre cose potrei fare in questo momento? Vediamo, secondo voi. Infinite o no? E sapete che Dio le conosce tutte? Tutte. E potrebbe farmi vedere tutto quello che io potrei fare in questo momento di... Che capite? E questo in ogni istante della mia vita, e questo per tutte le vite umane, e questo per tutte le cose che esistono. Ma ci rendiamo conto? Voi immaginate quando una persona bestemmia un essere di questa portata? L'ultima cosa è che Dio... attenzione, se qualcuno è capace di imitare l'onniscienza di Dio, alzi sempre la mano, così capiamo la differenza. E poi è onnipotente, gli basta volere una cosa, qualunque cosa, che quella cosa si fa e nessuno può opporsi alla sua volontà. Chi bestemmia non viene fulminato seduto a stante, non perché Dio non lo può fulminare, ma perché, e chiudiamo, questo essere trino di infinita potenza e gloria ha come essenza, cosa, che è anche il motivo per cui è trino, l'amore. Tutto ciò che fa dentro e fuori di ferro lo fa soltanto per amore. Quindi capite, avere questa idea di Dio, cioè è tutto quello che ci siamo detto, quindi è Dio, ha questa gloria e questa maestà infinita e per questo va temuto, perché è più grande di noi. Però è amore infinito. E per questa sua caratteristica va amato e ricambiato e corrisposto nell'amore che ha verso di noi. Quindi capite qual è il corretto atteggiamento che dobbiamo avere verso Dio? Infinita riverenza e filiale confidenza. Mai pendere troppo dall'uno o dall'altra parte, perché se abbiamo troppa riverenza andiamo a finire come nell'Antico Testamento, che siamo terrorizzati dal Signore. Ma se eccediamo in confidenza, ci dimentichiamo che stiamo a trattare con Domine Dio, non con nostro fratello, non con uno che è uguale a noi o che è meno di noi. Ecco, diciamo in sintesi, adesso devo chiudere perché i tempi a disposizione sono finiti, ciò su cui questa festa vuole farci riflettere. Siamo lodati Gesù e Maria.